Ma rimane che rintanarsi nella stanza dal lato di Taddeus, che da sul cortile è lì a aspettare che finisca. Si sente che stanno sparando in periferia, varie parti delle grandi fabbriche, ma non trascurano il centro, una piazza del Parlamento, il cinema Corwin, che è stato il punto di raccolta degli insorti, piazza Cosettarsa, dove si trova la sede partito e dove ci sono stati gli scontri più duri, cannoni aomici, forse anche bombe a mano. Il rumore assordante, scena, non sembra voler finire, ma una voce che sembra conosciuta li riporta verso la cucina, verso la grossa Orion che ora si rivolge al pubblico con altro piglio, il piglio del vincitore. Appare al popolo ungherese. Il governo rivoluzionario degli operai e dei contadini è appena stato ricostituito. Il movimento, scusate, esploso il 23 ottobre, aveva il nobile disegno di eliminare le vestigie dei crimini commessi contro il partito e il popolo d'Aracoji e i suoi compagni e di difendere l'indipendenza e la sovranità nazionale. La debolezza del governo Nagy e la crescita dell'influenza degli elementi controrivoluzionari infiltratisi nel movimento popolare stava mettendo in pericolo le nostre realizzazioni socialiste, il nostro Stato popolare, il nostro potere operaio e contadino, l'esistenza stessa della nostra patria. Gli amici si guardano esterrefatti, c'è in quella voce tanta sicurezza, tanta arroganza nel ribadire una verità rovesciata che li lascia senza fiato. Come fanno a rigirare i fatti in questo modo sconcio? Si chiede Taddeo, sono incupito mentre traduce in francese per amare. Ma la voce continua, con la calma di chi sa di avere il potere delle armi in mano. I reazionari hanno alzato la mano contro il regime democratico e si vogliono restituire le fabbriche e i mezzi di produzione ai capitalisti. Vogliono restituire la terra ai grandi proprietari. Hanno già mobilitato i gendarmi di Orti, i rappresentanti dell'ordine di sposi che sfruttatore, per mettere il popolo sotto il loro giogo. Se avessero vinto, avrebbero tranquillamente instaurato la schiavitù, la miseria, la disoccupazione, l'oppressione dei signori senza pietà al posto della libertà, del benessere, della democrazia. Ho già sentito questa roba, commenta Taddeus, mentire sfacciatamente contro l'evidenza, e Stalin puro. Ma non è finita, la predica continua. Gli elementi reazionari, tirando vantaggio dagli errori commessi nella costruzione della nostra democrazia popolare, sono riusciti a influenzare molti onesti lavoratori e fra loro molti giovani che hanno raggiunto il movimento ribelle con intenzioni giuste e patriottiche. Vedi come cercano di adulare i giovani. Questi patrioti onesti volevano solo democratizzare la nostra società, la nostra politica e la nostra economia. Di conseguenza sarebbe ingiusto e legittimo accusarli di aver partecipato all'eversione. Tuttavia non dobbiamo perdere di vista il fatto che a causa della debolezza del governo Nagy, le forze controrivoluzionarie del nostro paese in questi giorni hanno assassinato, spogliato, depredato la popolazione ungherese. Oggi osserviamo con grande tristezza, il cuore pesante, la situazione spaventosa nella quale si trova la nostra cara patria a causa di questi elementi controrivoluzionari, fra questi anche a causa di alcuni elementi di buona volontà, rispettosi del progresso che si sono fatti trascinare e servire la reazione. Ungheresi, fratelli, soldati, cittadini, dobbiamo mettere alla gogna i controrivoluzionari, stannarli, identificarli e renderli innocui. Adesso arriva il bello. Difatti il finale sbuca inaspettato, come la medicina amara che i buoni ungheresi devono inghiottire.
Nell'interesse del popolo e della classe operaia tutta, il nuovo governo, la cui testa c'era il compagno Kadar, chiede al comando dell'armata sovietica che aiuti il nostro popolo nei suoi sforzi per annichilire le forze nere della reazione, e ci sostenga nel ristabilire l'ordine e la tranquillità nel nostro paese. Ecco, hanno tirato fuori le unghie che tenevano nascoste, hai visto? Senza essere chiamati, i sovietici non avrebbero potuto entrare nel nostro paese. Senza la richiesta formale di un governo legittimato dal popolo, sarebbe semplicemente un'invasione, capito? Taddeo sta piangendo. Sharon ce lo consola accarezzandogli la testa. Un colpo più forte degli altri, li manda tutti per terra. Devono aver capito la casa vicina. Devono aver colpito tutta la casa vicina. Bisogna tornare nell'altra stanza e sperare che non buttino giù il palazzo. Durante la guerra scendevamo nelle cantine, ma poi sono state chiuse. Cosa fanno gli altri inquilini? Non c'è un'anima per le scale. Se ne stanno tutti rintanati, zitti come noi. Cosa vuoi fare d'altronde contro tutti quei carri armati? Potremmo salire sul tetto e buttare giù delle granate. E dove sono le granate? Fare anche nella disperazione generale, caccia il violino sotto il mento e prende a suonare la ciaccona di Bach. Forse è l'unica cosa buona da fare. Sono quelle note eleganti, geometriche, razionali. Sono capaci di esprimere un pensiero sensato contro il caos, contro la morte, contro la prepotenza, contro l'arbitrio. Siamo a capitolo 50, pagina 298.